Siamo insieme ad Alessandro Tofanin, responsabile prodotto e comunicazione BMW. E siamo al cospetto di un'elettrica. Allora, Alessandro, cosa ci dici della strategia della casa per il futuro dell'elettrico? È un momento molto importante di cambiamenti a diversi livelli e noi pensiamo che l'elettrificazione, insieme però anche alla digitalizzazione e alla circolarità, siano dei pilastri, degli aspetti fondamentali a tutta la strategia. Quindi da un lato è giusto parlare di motori elettrici ed elettrificati, quindi parliamo di elettrici puri ma anche di vetture con motori termici con un supporto di un motore elettrico per avere l'ibrido plug-in. Sono tutte vetture che permettono percorrenze più o meno lunghe in modalità solo elettrico, quindi a emissioni zero. Ma le emissioni zero non sono solo nella percorrenza del veicolo, ma devono essere anche in tutto il ciclo, quindi sia nel ciclo produttivo, quindi dalla progettazione, all'ingegnerizzazione alla produzione vera, ma anche nella fase finale, quindi quando l'auto esce dalle strade e deve essere dismessa o riciclata. Quindi ci deve essere una visione complessiva a 360 gradi che sia sostenibile a tutti i livelli. La digitalizzazione rientra nel processo per rendere sempre più personalizzabile e anche efficiente il veicolo, quindi entra a far parte nelle nuove tecnologie. Il mondo dell'elettrico è in forte espansione, abbiamo raggiunto nel corso dell'anno scorso 1 milione di veicoli elettrificati venduti a livello mondiale, di cui oltre 25.000 solo in Italia. Quindi è un mercato appunto in espansione in cui pensiamo che si continui sempre in questa direzione, tant'è vero che pensiamo di raddoppiare questi volumi nel corso del prossimo anno. Oggi però siamo al cospetto di due elettriche pure. Cosa ci dici di queste vetture? Quante pensi che ne andranno via in Italia? Questo è un veicolo molto importante perché parliamo di un'elettrica pura, però su una carrozzeria della serie 4 Gran Coupé, quindi su veicoli che hanno anche altre declinazioni sia termiche che mild hybrid. È una vettura molto importante perché rispecchia proprio il core BMW. Si posiziona nel segmento medio, tipico della serie 3 o della serie 4 Gran Coupé, e si posiziona da un punto di vista molto dinamico, molto sportivo, quindi anche questo in un mood tipicamente del marchio BMW. Lo fa in un modo particolare, parliamo di un M50, quindi una vettura da ben 400 kW, parliamo di kilowatt, non di cavalli, essendo un veicolo elettrico, quindi comunque più di 540 cavalli, quindi comunque molto prestazionale, che riporta il badge M a bordo, quindi unisce il mondo dell'elettrico al mondo delle sportive BMW M e quindi dinamismo, sportività e emozione. Senti, previsioni di vendita? Se ne fanno o no? Previsioni di vendita siamo soliti a non farli, però quello che ho detto prima, cioè raddoppiare il numero delle vendite di modelli elettrificati della gamma è molto importante e viene fatto non solo con modelli elettrici come quello che abbiamo di fianco, ma anche con i modelli elettrificati di tutta la gamma, quindi anche con l'ibrido plug-in, e prevediamo nel corso dell'anno di immettere sul mercato modelli sempre nuovi. Già abbiamo in mente entro fine anno l'X1 completamente elettrica, ma anche la serie 7 completamente elettrica. Per quanto riguarda la nuova generazione di batterie a elettroliti solidi, la BMW ha delle previsioni? La vettura che abbiamo al fianco sono la quinta generazione di sistema elettrico, comprese le batterie, che non sono lo stato solido. Però recentemente, nel corso dell'anno scorso, al Salone di Monaco, è stato presentato un Vision, quindi quei modelli che mostrano una visione del futuro, e all'interno di questa visione c'erano proprio batterie allo stato solido. Questo per far vedere come la ricerca sia continua anche in quella direzione
e a breve, medio termine avremo possibilità di vedere i primi risultati. È tutto, grazie Alessandro, grazie. Alla prossima. Grazie.